Bella, frate! Guarda dove sono finito. Cioè, guarda. Maledetto, no, non è Google Maps, è una strada chiusa per i lavori di là. Mi trovo, dove mi trovo? Si chiama, vabbè, da, insomma, Champagne Ardennes. Ovviamente ci sono solo io su questa stradina. Ok, sono le 3:35 nel qui e ora. Stanotte ho dormito a Romney. Mamma mia, che è qua? Ma dove sta a mannare? Ma dove vanni? Figo però, no? Questo è il paesino franzoso, fratello. Guarda! Questo paesino si chiama Vecchi Mulini. Sto a 100-130 km da Nancy. Nancy, where are you? Where are you, Nancy? Guarda le signore. Ah, c'è un paesino là sopra che sembra bello, c'è un castello, vedo, una chiesa. Poi in mezzo al verde qua, stupendo, eh. Poi questa è Langres, scritto Langres. Cioè, ma la signora? Singa, la sapete la signora? La sapete la signore? Sto passando Clefmont, si chiama, è quel paesino sopra, è quel paesino là, e sto percorrendo la D74, frate, sono solo io su questa strada, guarda. Non c'è nessun altro. Guarda cavalle. Ah, campagna. Aria. Mancano 91 km all'arrivo a Nancy. Sta strada veramente, sto pezzo bellissimo. Oh, ammazza. E le strade sono una favola, frate, cioè stanno messe veramente bene in Francia.
qua ci troviamo com'era? Non mi ricordo. Vabbè, sono tutti paesini stupendi, fratello, non li posso filmare tutti. Cioè, ne sto a vedere una cifra, è uno dopo l'altro. Vallate, cose, stupendo. Hai capito, frate, che sornete, beh, la mattina là, non so se te l'ho detto, c'era la nebbia, la nebbia a Romanei. Poi dopo, quando era? Saint-Thiebault, non lo so. Vabbè, mancano 70, 79 km. Dai, così vi rilassate un pochino. Oh, fratello, guarda che area di sosta ho trovato. Così, senza cercarla, bi camper. Ora mi trovo? Ah, non lo so. È gratis, eh? È gratis. Non si paga. Ci sono un po' di camperini, beh, camperini, camperoni. Pensavo merendina al volo. Sono le 5, sì, arriverei là per le 9. Bella mezz'oretta me la faccio, dai, di pausa. E questa è la vista, frate. Niente male, no? Mamma mia, che curva che ha fatto questo. Mi faccio un'altra 2 ore di Biase. Senti il motore, senti. Oh. Sì, si chiama Goncourt. Niente male, Goncourt. Chissà come si pronuncia. Sto facendo l'export da Final Cut. Mentre, capito? Poi dopo faccio comprimere il file con Handbrake, solita cosa, frate. Un Pierre Paul, un Jacques Hautum.